Una notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky. Benché Mussorgsky abbia scritto numerosi altri lavori di rilievo, nessuno ha mai colpito tanto la fantasia del pubblico quanto questo ispirato quadro della furia demoniaca e delle tenebre. La versione qui contenuta è quella che Rimsky-Korsakov riorchestrò dopo la morte dell'amico compositore. Questo poema sinfonico dal sapore arcano racconta in musica una famosa leggenda russa. La notte di San Giovanni, il 23 giugno, le streghe si levano in volo da tutte le parti della Russia e raggiungono il Monte Calvo, nei pressi di Kiev. Con la richiamate esse celebrano la messa nera, danzando e urlando fino all'alba. Quando la danza orgiastica raggiunge il culmine, da lontano si ode la campana di un monastero. Il primo raggio di luce squarcia le tenebre, ordinando agli spiriti di allontanarsi, e questi fuggono dinanzi all'alba del giorno di San Giovanni. Una notte sul Monte Calvo, dirige Walter Schoenmigli. Thank you.
Thank you.
L'ultimo brano che la banda musicale di Ponso Martin ci propone è un poema descrittivo per banda sinfonica composto in tre movimenti. Quest'opera racconta in musica la novella di Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Il primo movimento, Crusoe, narra l'inizio del viaggio dal porto di Robinson Crusoe con direzione il Brasile e il successivo naufragio. Il secondo tempo, la Isla Nera, narra la salvezza trovata sulla spiaggia dopo la tempesta, la scoperta delle bellezze naturali dell'isola e gli espedienti di Robinson per sopravviverci. Infine, nel terzo movimento, Los Cannibales, Robinson, durante l'esplorazione dell'isola, scopre una tribù di cannibali, i quali stanno per sacrificare un uomo che, dopo alcuni combattimenti, riuscirà a liberare. Questi diventerà suo amico e si chiamerà Venerdì. Nel finale dell'opera ci sarà il salvataggio dell'avventuriero e del suo amico. Il brano Crusoe Island è stato eseguito per la prima volta nel 128esimo Certamen Internacional de Musica di Valencia dalla Sociedad Musical Llorense, diretta dallo stesso compositore, ottenendo il primo premio nella seconda categoria. Di Salva Luian, Crusoe Island. Chiedo scusa, ma ci stavamo dimenticando una cosa fondamentale. Intanto questo pezzo è stato splendido e da musicista non riescono a non dirlo. Veramente bravi a tutti. Questo è grazie al lavoro sicuramente di Walter, grazie sicuramente al lavoro di tutti voi. Ma ce n'è anche un altro che ci siamo dimenticati nella presentazione, di questo mi scuso. Questa banda è così anche perché ha avuto fra i suoi direttori Fulvio Creux, che è qui con noi e al quale vi prego di tributare un grandissimo applauso. Buon ascolto con Crusoe Island, dirige Walter Schönwiel. Thank you.